Benvenuti e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo anche noi della polemica di Liliana Segre perché a Pescara, dopo la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita, reduce dei campi di sterminio nazifascisti, botta e risposta fra centrodestra e centrosinistra. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. La cittadinanza onoraria di Pescara, Liliana Segre, la senatrice a vita ebrea sopravvissuta alla Shoah, diventa caso nazionale con la politica locale che si divide, seppure con doverosi distinguo, con il centro-sinistra favorevole e il centro-destra che, pur non dichiarandosi contrario, sostiene la mancanza di legami della senatrice con la città di Pescara. La nostra posizione è di piena solidarietà per le minacce ricevute dalla senatrice a vita Liliana Segre. E solidarietà nei confronti di tutti coloro che ricoprono un ruolo pubblico nelle istituzioni e che nell'esplicazione appunto di atti e attività appunto pubbliche ricevono minacce sui social e non solo. Quindi ha fatto bene il prefetto e faranno bene tutti i prefetti che assegneranno scorte a tutti coloro che ricevono minacce sui social. Cosa diversa la cittadinanza onoraria? Io credo che la senatrice Segre abbia ricevuto la più alta onorificenza che lo Stato possa dare a un personaggio pubblico che ha subito quello che ha subito, quindi il titolo di senatrice a vita penso che sia ampiamente sufficiente per testimoniare la vicinanza di tutto il popolo italiano alla senatrice Segre. Altra cosa è la cittadinanza onoraria, che credo sia un buttato che peraltro, come ho detto, specificato nel comunicato, non attiene nemmeno ai legami con la città di Pescara. E si è spaccato il centrodestra perché c'è una parte che è a favore e il sindaco insieme alla Lega sono contro. Noi comunque presenteremo l'ordine del giorno e vedremo se riusciranno a trovare la quadra. Quadra che per esempio la città di Varese ha trovato, perché a Varese tutti hanno votato per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La Lega sostiene che non ci siano però legami diretti tra la senatrice Segre e la città di Pescara. Questa è veramente una grande... mi fa sorridere se non fosse triste. Ecco. La cittadinanza onoraria si dà proprio per creare un legame con persone dal grande valore. Se fosse cittadina non avrebbe bisogno della cittadinanza onoraria. Ricordo che gli stessi che dicono questo oggi hanno votato a favore per la cittadinanza onoraria pescarese al PM di Matteo, che non ha assolutamente nessun legame. E ora la sanità, le tecniche innovative nel trattare i tumori delle vie biliari e in particolare del pancreas fanno del reparto di gastroenterologia endoscopica del Mazzini di Teramo un centro di eccellenza nazionale. Con 8.000 prestazioni l'anno realizzate nei due reparti di Atri e Teramo, l'ASL teramana mira a ridurre la mobilità passiva, i viaggi della speranza di tanti malati oncologici. Ascoltiamo Tania Bonnici Castelli. Non è affatto vero che un ospedale di provincia non possa rappresentare un'eccellenza in Italia. L'eccellenza in questione è il reparto di gastroenterologia endoscopica del Mazzini di Teramo, diretta da un giovane primario di origini siciliane, Carmelo Barbera, che in pochi anni ha rubato la scena a grandi centri italiani. L'interventistica eseguita dallo staff di Barbera è estremamente innovativa, soprattutto quella relativa alla diagnosi e stadiazione dei tumori delle vie biliari e in particolare del pancreas, una frontiera che dà qualche speranza in più a questi pazienti. Oltre a erogare le prestazioni di primo livello, quindi gastroscopie, colonoscopie, visite gastroenterologiche che rappresentano il primo livello che viene insomma erogato da tutti gli altri servizi di endoscopia, questo servizio si sta ulteriormente caratterizzando per l'approccio interventistico, soprattutto in ambito biliopancreatico. Siamo credo i primi in Abruzzo ad aver introdotto la possibilità di utilizzare la colangioscopia digitale diretta con la possibilità di diagnosticare tumori delle vie biliari direttamente mediante l'approccio endoscopico proprio all'interno delle vie biliari, di fare delle biopsie mirate, di trattarle con la radiofrequenza oppure di trattare i grossi calcoli superiori ai 2-3 cm con dei particolari laser che vanno ad olmio oppure con l'elettroidraulica. Oggi noi abbiamo la possibilità di trattare le neoplasie solide del pancreas mediante la radiofrequenza eco-endoguidata.
di eseguire quella che viene chiamata neurolisi del plesso celiaco nei pazienti che hanno dolore conseguente a una neoplasia pancreatica e di trattare eventualmente l'ittero, cioè la colorazione gialla della pelle dovuta al fatto che queste neoplasie molto spesso danno una compressione sulle vie biliari e quindi i pazienti diventano gialli per questo. E poi c'è uno studio unico in Italia presentato recentemente nel corso di un convegno a Marsiglia, dove Carmelo Barbera ha portato decine di casi di pazienti trattati a Teramo con l'innovativa tecnica salvavita basata sul mettere in comunicazione la colecisti con il duodeno per far scaricare la bile infetta. Anche un ospedale di provincia può essere un'eccellenza. Assolutamente sì, questo è un ospedale che adesso si sta caratterizzando ancora di più con una chirurgia che con l'avvento del nuovo primario di chirurgia che ha portato interventi sul comparto bilio-pancreatico che prima non venivano eseguiti e sono due branche che vanno a braccetto. Efficienza e innovazione potranno far diminuire le liste di attesa dell'ASL di Teramo? Sì, assicura il primario Barbera. Abbiamo però bisogno di altri infermieri. Una nuova scossa questa notte a Balzorano. Sono ormai giorni che le zone tra Lazio e Abruzzo tremano. Nessun danno a cose o persone, ma cresce la paura tra i cittadini. Nel frattempo questa mattina il governatore d'Abruzzo, Marsilio, si è recato in loco per incontrare i sindaci della Valle Roveto. La Marsica trema ancora dopo il sisma dell'altra sera di magnitudo 4.4, avvertito chiaramente anche a Roma e nell'Alta Campania. Una nuova scossa, stavolta di magnitudo 3.5, fa riaffiorare alla mente tragici ricordi. La scossa è avvenuta una ventina di minuti dopo la mezzanotte e anche questa volta, come quella scorsa, l'epicentro è nei pressi di Balzorano, al confine tra Lazio e Abruzzo. Un'altra piccola scossa all'alba si è registrata a Macerata. Quando si tratta di terremoto sono rarissime le scosse isolate, si parla infatti di sciame sismico e questa notte le scosse in successione sono state almeno 5. Nonostante non vi siano stati danni a persone o cose, si riaccende la paura in chi vive nella Marsica, una zona di massimo rischio sismico che già in passato ha avuto esperienza di diversi terremoti devastanti. Scuole chiuse in tanti comuni in provincia dell'Aquila e in Ciociaria per accertare le condizioni strutturali dei fabbricati. Molte le persone che, svegliate dal terremoto, sono scese in strada, alcune temono anche di rientrare in casa. Nei mesi precedenti al sisma del 6 aprile 2009, che provocò 309 morti, furono molti gli aquilani a dormire in auto. In quel periodo la Commissione Grandi Rischi intraprese una campagna mediatica di rassicurazione della popolazione. Dal processo che ne seguì emerse che gli abitanti, convinti dall'autorevolezza della fonte, abbandonarono le misure di precauzione individuali, seguite per tradizione familiare, con tragiche conseguenze. I sindaci marsicani però si stanno già adoperando per fornire tende riscaldate in caso di emergenza. Stanotte alcune persone sono state ospitate nella scuola che è sicura e quindi soprattutto gli anziani, cioè abbiamo ospitato perché si sono sentiti più tranquilli insieme a noi. Veramente anche qualche cittadino ha preferito dormire in macchine, le abbiamo avuto qui di fronte, cioè intorno al nostro municipio e nel centro di accoglienza, quindi hanno sentito forte la vicinanza sia dell'amministrazione, delle forze dell'ordine, della protezione civile, quindi abbiamo fatto tutto in modo preventivo e anche lavorato di più, direi, per eventuali emergenze. Torniamo ora a Pescara. Coalizione Civica dice no sull'ipotizzato trasferimento del polo universitario sull'area dell'ex COFA, così come previsto dal DUP, il documento unico di programmazione presentato dalla Giunta Masci, criticando nel metodo e nel merito l'impostazione del documento. Vediamo il servizio. Si parla tanto del DUP, ci sono favorevoli e contrari, il centrodestra favorevole in linea di massima, centrosinistra contrario, coalizione civica? Beh, coalizione civica è contraria all'impostazione del DUP e alle scelte che sono contenute, questo fa parte proprio delle ragioni, del fondamento della nostra nascita, del nostro impegno politico, quello di avere una strategia per una città del futuro che sia vivibile piuttosto che fare interventi spot poco approfonditi e comunque, per esempio, nel caso dell'Università del Mare
ambigui e che non hanno alcuna, da un lato, possibilità di essere effettivamente realizzati in modo sostenibile, dall'altro contraria a quello, allo sviluppo che è stato deciso tra l'altro tra università e comune da tempo, e su cui c'è un master plan approvato dal Consiglio Comunale che non è stato messo in discussione. Quindi abbiamo un loop schizofrenico, cioè la strategia non è stata toccata, si elencano opere nella parte operativa che non si sa dove vengano, diciamo così. Quindi per noi è una scelta sbagliata nel metodo e nel merito. Secondo voi la destinazione migliore per l'ex COFA quale sarebbe? Ma la destinazione migliore intanto la deve scegliere la città, per una volta davvero ci deve essere un coinvolgimento. Quando io ero nell'amministrazione avevamo stanziato dei fondi per un concorso di idee che puntasse nell'ambito di un complessivo ripensamento di tutto il waterfront e anche del parco fluviale, quindi con una vocazione ambientale, turistica, sportiva che è quella di quelle aree, e non sicuramente concentrazione, afflusso, funzioni che attraggono moltissimo traffico, moltissime persone in un mischiume di cose che non ha senso. Insomma, bisogna, diciamo tanto, si è detto tanto in campagna elettorale, delocalizziamo, valorizziamo anche le cosiddette periferie, si continua a pensare che debba andare tutto in pochissimo spazio. Ben 2 milioni e 900 mila euro sono a disposizione della provincia di Pescara per dotare il liceo scientifico Galilei e il liceo scientifico d'Ascanio di Montesilvano di due palestre attrezzate, moderne, sicure e aperte alla città. I due interventi già messi in gara d'appalto dalla provincia di Pescara saranno disponibili, saranno presto anche possibili grazie ai fondi del master plan. Ad usufruire saranno circa 2600 studenti in tutto. Il servizio è a cura della redazione di Vestina News. Sono quasi 3 milioni di euro i fondi stanziati dalla passata amministrazione provinciale di Pescara e messi in opera dall'attuale amministrazione per la realizzazione delle palestre dei licei della provincia. 1,5 milioni di euro riguarderanno i lavori per la costruzione della palestra del liceo scientifico Galilei di Pescara, sita in via Vespucci, e comprenderà inoltre spogliatoi, bagni e medicheria. 1,4 milioni euro invece saranno a disposizione per la realizzazione della nuova palestra del Dascagno di Montesilvano e sarà concepita secondo moderne tecniche di fruibilità. Le palestre sono due palestre per due scuole importanti, il Dascagno e il Galilei, come ha detto giustamente lei. Sono due palestre innovative, due palestre importanti anche per le due città, per la città di Pescara e per la città di Montesilvano, e soprattutto per le scuole che oggi non hanno gli spazi, se non all'aperto, dove poter espletare educazione fisica per i ragazzi durante il periodo invernale. Sono due palestre importanti, molto molto belle e innovative. All'incirca un anno le lavorazioni per tutte e due le palestre. E sono fondi che non è che abbiamo reperiti noi, e con la nuova governance regionale questi fondi si sono sbloccati rimodulando le convenzioni. Qualcuno sostiene e rivendica alcune considerazioni sui social. Io voglio dire semplicemente che noi siamo operativi, gli altri non sono stati capaci di concretizzare questi fondi. La finanziaria abruzzese regionale ha presentato questa mattina a Pescara, nel corso di un incontro con la stampa, le iniziative a sostegno dello smart working. Vediamo il servizio. Assessore, qual è il senso e l'importanza di questa iniziativa presentata oggi presso la Fiera Pescara? È perché vogliamo attivare un percorso per rendere ufficiale la realtà dei coworking in Abruzzo, che sono sicuramente utili, anzi io riterrei essenziali per alcune possibilità che devono essere date ai ragazzi universitari, ai professionisti, ai ricercatori, insomma a tutta una serie di figure che nell'impossibilità o nella non convenienza di investire in proprio su una realtà, insomma, lavorativa, possono accedere a queste situazioni di lavoro in comune sfruttando nella regolarità di ogni tipo di attrezzatura una possibilità, insomma, di costi, di abbattimento dei costi e anche di ricerca se non di innovazione. Presidente, cos'è il coworking? Il coworking è uno spazio di lavoro a disposizione di giovani professionisti
professionisti, imprese, start-up innovative, per trovare una collocazione spazio-temporale rispetto alle necessità di innovazione tecnologica molto elevate. Fiera ne gestisce uno, questo è molto importante sottolinearlo. Negli ultimi 4 anni abbiamo cercato di spingere molto sulla comunicazione della presenza di questo spazio così attrezzato. Sono circa 60 postazioni dotate del massimo della tecnologia possibile e immaginabile rispetto ad internet e rispetto a tutte le connettività, ma non è solamente uno spazio fisico a disposizione delle piccole imprese, a disposizione delle giovani start-up, è anche un punto di aggregazione, cioè un luogo attraverso il quale si può fare socialità economica e quindi si può sviluppare una nuova attività improduttiva attraverso le connessioni tra i vari soggetti che sono occupanti di queste postazioni. Qual è il ruolo nei co-working di Abrex? Abrex si propone sempre come quello strumento finanziario a disposizione delle aziende, quindi aiutare le start-up innovative che vogliono crescere e iniziare a svilupparsi nel nostro territorio, e allo stesso modo possono essere uno strumento finanziario per aiutare i co-working a sostenere quelle spese che sono necessarie per mantenere in vita queste strutture e ospitare nuove aziende. Quindi Abrex è sempre uno strumento finanziario a disposizione delle aziende, che facilita appunto quelli che sono gli scambi e le buone pratiche tra le aziende stesse. Com'è stata questa esperienza? Un'esperienza parecchio interessante, che mette al centro quello che è un sistema ormai di lavoro che deve essere assolutamente sviluppato, perché si parla appunto di una modalità e non solo di luoghi. Questa modalità è quella che dominerà il mercato dei freelance e delle start-up e in generale delle aziende, e quindi è parecchio importante far sì che ciò avvenga. Il nuovo manager dell'ASL provinciale di Chieti revoca l'acquisto dell'angiografo per la cardiologia dell'ospedale Renzetti. A Lanciano sale quindi la protesta. Il presidente del Consiglio Comunale, Leo Marongiu, ha dichiarato che da Lanciano ogni settimana partono ambulanze per portare i pazienti a Chieti. Vediamo il servizio. Cambia il manager dell'ASL provinciale di Chieti, cambia il programma di investimenti. Così Lanciano perde l'angiografo per la cardiologia dell'ospedale Renzetti. A lanciare accuse verso la nuova direzione aziendale è il presidente del Consiglio Comunale di Lanciano, Leo Marongiu. La ASL, spiega una nota, si attiene agli atti di programmazione adottati dalla Regione, in cui l'acquisto dell'angiografo per Lanciano non è contemplato. La strumentazione, prosegue la nota ASL, non è di primaria necessità. Eppure, lamenta Marongiu, dall'ospedale di Lanciano quasi ogni giorno parte un'ambulanza per portare i pazienti a Chieti. Questa notizia pessima per il nostro territorio fa il paio con quella di pochi giorni fa. In consiglio regionale l'assessore Verì ha dichiarato che sulla progettazione dei nuovi ospedali non c'è notizia, e quindi una risposta vaga che ci mette tanta preoccupazione. All'ospedale di Lanciano vengono sottratte strumentazioni già acquistate, non ci sono buone notizie sui nuovi ospedali. A che gioco stiamo giocando? Stiamo tornando ai tempi cupi dell'era Chiodi? Sono stati stanziati dalla Regione Abruzzo 20.000 euro trasferiti nelle casse del comune di Villa Celiera per la manutenzione del Gatto delle Nevi, attualmente fuori uso. Il mezzo dunque tornerà presto ad essere funzionante per l'inverno ormai alle porte, così da rendere fruibile uno dei comprensori più suggestivi della nostra regione, come quello della Piana del Voltigno. Le parole di Domenico Vespa, sindaco di Villa Celiera. Sindaco Domenico Vespa, buona notizia per il comune di Villa Celiera e per il comprensorio del Voltigno. Arriveranno 20.000 euro per la manutenzione del Gatto delle Nevi, si rinizierà l'attività invernale. Sì, siamo veramente felici, contenti, e dobbiamo dare merito e riconoscenza alla nostra regione, che ha dimostrato attenzione soprattutto a un problema importante come il turismo, che poi non è un problema ma l'opportunità soprattutto per il nostro comprensorio. Quindi non parlo per Villa Celiera ma parlo per Civitella, Carpineto, per tutto il comprensorio del Voltigno. Noi l'anno scorso, grazie al nostro impegno ma soprattutto alle risorse del nostro comune,
comune, siamo riusciti a far ripartire la stagione sciistica, ma siamo riusciti soprattutto ad offrire una vera e propria località turistica, grazie alla battitura delle piste, grazie alla strada sempre pulita. E quindi quest'anno avevamo bisogno di ulteriori interventi e soprattutto di intervenire in maniera più dettagliata e soprattutto più importante sul Gatto delle Nevi. Grazie al contributo della Regione possiamo farlo e soprattutto ci consentirà anche di pulire, di ridare una sistemata ai sentieri, quei sentieri che hanno richiamato veramente tantissime persone negli ultimi anni a Villa Celiera. Quindi siamo orgogliosi di questo e dobbiamo veramente dare riconoscenza e ringraziare la Regione Abruzzo che è stata attenta al problema. E andiamo ora all'Aquila, la storica libreria Colbacchi torna in centro, dopo 10 anni si inaugura la struttura. Daniela Rosone. Una storia lunga 81 anni, della libreria Colacchi, gli aquilani ricordano l'odore dei libri, tipico di quelle stanze piene zeppe di libri, di cultura, di sapere e di storia. Un esilio forzato dal centro lungo 10 anni, ora è il ritorno, non più a Palazzo Picalfieri, zona dove la ricostruzione è ancora molto attiva tra camion e gru, ma in uno stabile a pochi passi dalla piazza. L'insegna però è la stessa e ogni nuova apertura in centro viene accolta come una festa. Ci sono tanti saloni all'interno della libreria, un'area per le letture dei più piccoli, un piano interrato e un secondo piano, tante stanze, tanti luoghi che saranno messi a disposizione anche degli eventi culturali cittadini, come presentazione di libri o mostre. Una storia d'amore iniziata tempo fa e che ha passato la mano di generazione in generazione. Roberto e Sandro Rotili oggi passano il testimone ai figli Matteo e Giovanni che con cura ed amore da qualche giorno hanno ricominciato ad accogliere in centro i clienti. Dobbiamo guardare sicuramente al futuro, anzi il futuro diciamo è adesso, quindi ci stiamo attrezzando in tutti i modi possibili, anche ampliando lo spazio attuale. Avremo infatti stanze per le conferenze, per qualsiasi evento, mostre, quindi ci daremo da fare insieme a mio cugino Giovanni, ci daremo da fare per aiutare anche la città a riprendersi nel migliore dei modi. Io credo un 40-50 mila credo all'incirca e questo è importante avere, anche diversificare i titoli, cioè non è importante la quantità ma la qualità dei testi. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Rifinitura a Pescina questa mattina per il Pescara che domani alle 18 giocherà sul campo dell'Empoli. I biancazzurri sono alla ricerca della continuità di risultati e con un blitz al Castellani metterebbero a serio rischio la panchina dell'ex Cristian Bucchi. I toscani infatti sono tra i favoriti per la vittoria in campionato ma non vincono ad oggi da 5 giornate. Sono scivolati quindi ai margini della zona playoff. Ascoltiamo Andrea Costantini. Aria di casa per Luciano Zauri che ha diretto la seduta di rifinitura che il Pescara ha sostenuto stamani nella sua piscina allo stadio Barbati per poi proseguire il viaggio verso la Toscana. Domani alle 18 il Delfino sfiderà al Castellani una delle favorite alla vittoria finale. Quell'Empoli però ora un po' annebbiato dopo le ultime 5 uscite nelle quali ha raggranellato appena 3 pareggi e 2 sconfitte. Una flessione che fa traballare la panchina dell'ex Cristian Bucchi. Zauri è stato prima compagno di squadra nelle nazionali giovanili. Poi lo ha avuto come allenatore proprio al debutto dello stesso Bucchi sulla panchina biancazzurra nel 2013 quando fu promosso dalla Primavera alla Serie A per traghettare un Pescara che sprofondava verso la retrocessione. Abbiamo un ottimo rapporto con Cristian, è anche un allenatore, poi come tutti gli allenatori quando le cose non vanno bene si è messo, speriamo che non venga mandato via dopo la partita di sabato, perché comunque sia vuol dire che gli danno ancora più tempo per migliorare la situazione. Il rapporto tra i due dunque è ottimo, ma Zauri potrebbe dargli una spallata in caso di colpaccio e un Pescara che cambierà poco. Dalla cintola in su si ripartirà dal trio Memusciai Palmiero Busellato, Macin e Galano, entrambi in gran spolvero, alle spalle del baby Borrelli. Stringerà i denti Palmiero, sempre alle prese col fastidio al tendine rotuleo. Davanti a Castrati, ballottaggio Zappaciofani con il terzino ex Inter che ha buone chance di conferma dopo la bella prova col Pisa e poi Bettella, Scognamiglio e Masciangelo. In casa Empoli Bucchi non recupera Moreo, ma ritrova Lagumina, pronto a fare coppia con l'ex bomber biancazzurro Leonardo Mancuso. In difesa Veseli a destra sostituirà l'infortunato Gazzola, mentre in mediana rischiano il posto Bandinelli e Stulaz a beneficio di Bairami e Ricci, il rosetano Dezzi trequartista.
Chi fa questo mestiere sa invece che questi sono momenti, ripeto, faticosi ma fisiologici. Noi li stiamo vivendo ora, delle squadre di questo campionato e di altri campionati li hanno vissuti o li vivranno. Quindi, grande serenità, vi posso assicurare che da dentro c'è grande serenità, siamo tutti molto dispiaciuti perché il rammarico è quello di poter far di più, perché sappiamo che è nelle nostre corde, però c'è la serenità di chi sa che il lavoro paga. Il Pescara è una squadra forte, cioè costruita secondo me per arrivare fino in fondo ad alto livello, quindi l'organico lo dice, i giocatori lo dicono, gli acquisti fatti lo dicono, l'intallagliatura e lo sottotitolo dello scorso anno lo dicono e quello che stanno facendo lo testimonia, quindi al di là delle parole dette è una squadra forte che verrà a giocare qui contro un'altra squadra molto forte e quindi spero che faranno entrambe vedere le loro qualità al massimo. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che come in Coppa Italia probabilmente staranno chiusi e cercheranno di ripartire, un po' vedendo credo le ultime partite faranno quello che hanno fatto lo Spezia, che ha fatto il Benevento, le squadre che sono venute a giocare contro di noi chiudendosi e sfruttando le ripartenze. Al Castellani il bilancio tra Empoli e Pescara pende decisamente dal lato dei toscani che si sono imposti 8 volte a fronte di 9 pareggi e di una sola vittoria del Delfino che risale al gennaio 2012 quando la squadra di Zeman vinse 0-2 con le reti di Magnero e Insigne. Sempre con Zeman in panchina l'ultimo episodio in campionato nel 2017, sconfitta del Pescara 3-1 con l'esplosione del caso Pigliacelli. In questa stagione le due squadre si sono affrontate in Team Cup ad agosto, successo empolese 2-1 ai tempi supplementari con le reti di Tumminello, Dezzi e Moreo. In Serie C invece il successo in Coppa Italia contro la Viterbese ha dato a Tedino le risposte che cercava. La rosa ampia ormai offre garanzie sotto ogni punto di vista e il tecnico biancorosso si dice soddisfatto dell'ulteriore step di crescita dei suoi. Io vivo sempre con i piedi per terra perché sono sempre pronto a tirare su di morale, soprattutto da qualche pacca sulle spalle quando i momenti sono difficili, e quando i momenti sono buoni come questi bisogna essere ancora più incisivi, più secondo me ricevere ancora di più, cercare di non pensare di essere arrivati a fare qualcosa di importante, ma mantenere quello che funziona e migliorare quello che non funziona. Per me il botto più importante è quando sei in alto, non quando sei in basso, quindi io incito sempre la squadra, voglio che la squadra abbia questo tipo di atteggiamento che è stato, e lo dico senza problemi, entusiasmante mercoledì in Coppa, perché finalmente siamo riusciti ad arrivare, questo è giusto dirlo, a menzionarlo, dove qualsiasi giocatore di questa rosa impiegato può dare il suo contributo. Prima non era così per tanti motivi, una squadra che non si conosce, una squadra che si è allenata un mese e mezzo in posti diciamo diversi, e da quando siamo arrivati a casa abbiamo impostato un lavoro sempre uguale ma con risultati diversi, perché obiettivamente le dimensioni del campo, il campo, lo stare nello spogliatoio, vivere lo spogliatoio, vivere senza orari, lavorare alacremente per un'azienda, questo ha dato dei risultati diciamo a media lunga termine, però sinceramente in questo momento mi sento di dire che finora il campionato è stato un campionato difficile, in questo momento stiamo raccogliendo qualcosa di più, però l'esplosione mercoledì del ghigno, della volontà, dello spirito, dell'energia che il gruppo ha voluto con Costa Ferreira, con Cancellotti, che possono, tra virgolette, come sappiamo tutti, snobbare o comunque gestire. È partito da loro un messaggio veramente forte dove tutti gli altri calciatori, che sono di buonissima qualità, da Florio, abbiamo fatto debuttare anche un ragazzo nostro del 2001, quindi che si è comportato egregiamente. Però se non c'è un lavoro prima, uno messo lì come tempo perso, quindi c'è un lavoro da parte di tutti, compreso quelli che stanno lavorando sotto di noi, che cercheranno di darci il quanto più possibile nel tempo qualche giocatore da portare anche in prima squadra. Sono felice che ci sia unità di intenti da parte del gruppo, cioè il gruppo non deve pensare minimamente che ci sia un titolare o ci sia una riserva, cioè io voglio arrivare alla fine e ci arriverò al sabato mattina dove mischerò le carte e alla domenica do la formazione. Perché secondo me così si alza ancora di più l'attenzione, ancora si alzano
le intensità lavorative, altrimenti arrivi che al giovedì dai le casacche, il venerdì quelli che giocano non si allenano, il sabato non si allenano, la domenica non giocano, il lunedì non si allenano, e noi fra un mese che abbiamo bisogno di tutti gli altri giocatori non li abbiamo, perché dopo non puoi andare da un giocatore che è considerato riserva a chiedergli qualcosa. Noi in questo momento qua abbiamo bisogno di tutti, e quello che sta succedendo mi dà grande entusiasmo e grande convinzione. E rimanendo in casa Teramo, bella iniziativa della società biancorossa in vista del Natale. Un euro per ogni biglietto e abbonamento nelle prossime tre gare casalinghe sarà devoluto a due associazioni benefiche della città, come spiega il presidente Franco Iachini nel servizio di Jacopo Forcella. Presidente, per Natale si è tutti più buoni, il Teramo lo è anche nei fatti, perché dall'iniziativa che avete presentato per in vista delle festività del 25 dicembre. Beh, non è che vogliamo essere più buoni, noi cerchiamo di esserlo sempre, che però vogliamo riconoscere a chi ha più bisogno di noi un aiuto concreto, e abbiamo deciso di dare quest'anno in beneficenza piuttosto che rivolgersi ai nostri associati, ai nostri sponsor, ai nostri calciatori con il classico cadeau natalizio, dare un contributo materiale a queste due associazioni che sono a Teramo e che svolgono veramente un compito pregevole, cioè quello di assistere i più bisognosi con delle mense, con dei pasti caldi quotidiani, dando un contributo di un euro per ogni spettatore che interverrà nelle ultime tre partite, compresi gli inclusi gli abbonamenti, alle partite della Ternana, della Regina e del Catania. Quindi maggiore sarà l'affluenza a queste partite, maggiore sarà il contributo che la Teramo Calcio potrà donare, non versare, a queste due associazioni che, ricordo, sono la Caritas e l'associazione Alma Paucis. Quindi io invito tutti a partecipare, sapendo che comunque venire a vedere la partita, oltre che un momento bello e intenso, visto anche il buon momento che la squadra sta vivendo, oltre ad assistere a un bello spettacolo, sappiamo di poter contribuire a far sì che queste persone possano allietare un po' meglio anche il loro Natale. Vi siete dati un obiettivo, lei internamente, che obiettivo si dà? Ma no, guarda, gli obiettivi non ce li diamo, anzi qui speriamo che siano gli altri a stupirci, perché più interverranno e maggiore sarà il contributo che potremo donare a queste associazioni, quindi speriamo che ci saranno migliaia e migliaia di spettatori in queste tre partite. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i nostri servizi li trovate già online, il TG6 torna alle ore 19, grazie e buon pomeriggio.